Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Fragile Dreams. Sarebbe dovuto uscire ieri, però purtroppo mi sono accorto, ed era ormai troppo tardi, che non avevo registrato il mio parlato. Praticamente per 20 minuti buoni ho parlato ad un muro. Il microfono non era ben settato nel programma di registrazione. Quindi mi tocca rifare tutto. Ma che cosa bella, che cosa bella. Allora, andiamo di qua perché ormai so cosa fare. Dobbiamo passare da quest'altra parte. Stando attenti a non cadere giù. Vedete, pavimenti tanto crepati, perché non sono crepati, ma tanto crepati. Bisogna sottolinearlo questa cosa. Questi pavimenti si rompono molto più facilmente. Attraversarli normalmente li farà cedere. E boom, the bang, sei morto. Inclina con estrema cautela il control stick per avanzare furtivamente, proprio come un ninja. Sapete com'è? Seto avrà visto Naruto quando ancora funzionava la televisione. Detto questo, facciamo così. Vedete, mi piace fare una specie di cucaraccia. A cucaraccia. La 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 la. Andiamo avanti così. Per tutto l'episodio. E lo so che adesso mi ucciderete. Non vi preoccupate perché ovviamente non vi rifarò vedere tutto. Adesso dobbiamo andare di qua. Dovrebbe esserci. Adesso vi dico subito. No, là non si può passare. La porta non funziona. Andiamo di qua. Vedete? Purtroppo la porta è completamente bloccata. Anche distruggendo la cassa. E qua stanno ben due big mammut a forma di cane. Mi sa che sono nella fase dell'accoppiamento, sti bastardi. Maledetti! Ah, sono morti, meno male. Fatto ciò, prendiamo la chiave per il vecchio mercato. Perché ovviamente ci stava sia il nuovo che il vecchio prima. Ho trovato un oggetto misterioso. Buono. Mi sa che lo andrò anche ad analizzare al falò. Ammetto che nella mia precedente giocata non l'avevo ottenuto. Interessante. Potrei anche salire di qua. Ah, no. Dove sto andando? Qua c'è un'altra porta. Si entra anche di qua. Vi giuro, questa è una zona che non ho prima analizzato. Wow, sugoya. Retino. Che cacchio è? Attacco più 60. Ottimo che ho esplorato allora. Ottimo, ottimo. Questo lungo bastone, perché anche è bello lungo, è perfetto per i nemici che si tengono distanti. Sapete come quelle classiche prestoncini di coppie che se la tirano un po' troppo, eh. Anche se un po' fragile, è più pericoloso di un ramo normale. Bottiglia rotta del latte. ただ希望もなく働いて時間に追われる日々を過ごして幸せだと思う間もないまま誰の記憶にも残らずに消えていくというのかならば俺たちは一体何だったのだ。Bello leggere sul fondo della bottiglia notti. Notte al plurale? Lo so, questa battuta non vi ha fatto ridere. Proseguiamo. È finita già, quindi questo cosa ci fa capire? Che questa persona è vissuta per bere l'ultima bottiglia di latte. Non le invidia affatto. Armi ad asta. Poiché più lunghe, le armi ad asta sono ottime per attaccare nemici lontani. Figata.
la Madonna! Che è Quaxina la principessa guerriera? ここは先ほどの商店街よりさらに古い場所のようです。奥の方から。奥の。どうしたの？何でもあります。奥の方からとても危険な気配を感じます。くれぐれもお気をつけて。Sì, perché adesso dovremmo fare una serie di combattimenti. Spero di non fare una brutta fine. Ma me lo auguro con tutto il cuore. Andiamo, dai. Mi credete che già ho dimenticato dove cacchio andare? Oh oh! È la Madonna, no no! Mamma mia, ma è potentissima sta arma. Non sono durato un cavolo e siamo anche a livello 4. Hai preso un oggetto misterioso che poi andrò a controllare. Isoide kudasai. Dou yara watashi no katsudou genkai ga chikazuite iru yō desu. Katsudou genkai? Ima wa mada 大丈夫です。あ、うん。Qui bisogna fare una serie di combattimenti. Ah, ma con quest'arma sono troppo OP. もう録音始まってる？あ、これから私は世界を見送るために。かけようと思います。途中で行き倒れてしまうかもしれないけど、一歩でも多く歩いて進んで、時間の許す限りこの世界を見届けたい。この場所に、この世界に私がいたことを残しておきます。もしこれを聞いている人がいたら、どうか覚えていてください。私が生きていたことを。Mamma che brutta fine. Mi sa che è finito lo spazio sul cellulare? Sì. A soko no hashigo kara chijō ni deru koto ga dekisō desu ne. Demo ここには女の子はいなかったみたい。私はお役に立てませんでしたでしょうか。ううん、そんなことないよ。いてくれて助かったよ、本当に。そうですか。それならよかったです。何？どうしたのさ。バッテリーの残量が不足しています。え？バッテリーって？バッテリーの残量が不足しています。どうしたの？どうすればいいの？バッテリーの残量が不足しています。どうすればいいの？教えてよ。バッテリーの残量がありません。どうやらご同行できるのはここまでのようです。大変申し訳ありませんが、許してくださいね。どうして？今度こそ私にたくさん喋らせてください。もうお分かりだと思いますけど、私おしゃべりするのが一番の楽しみなんです。私を動かしているバッテリーはもう残量がないようです。ここでのお話が最後になります。
あなたがいらっしゃらなければ、私はあの崩れた駅の中で一人、機能停止していたことでしょう。ほんの少しの間でしたが、ご一緒できてとても嬉しかった。はあ、もう残り37秒で私の活動は停止してしまいます。データベースの中には、あなたにお伝えしなければいけないと思えることがたくさんあるのですが、一つだけ。最後の最後で、あなたにお会いできてよかったです。一緒に見た朝焼けや、あのおかしな落書きのこと。あ、そういえば、あなた様のお名前をお聞きするのを忘れて。ありがとう。僕の名前は瀬戸だよ。Sono rimasti in silenzio per lasciarvi assistere a questa scena toccante che purtroppo già avevo visto. ある声が私を呼んでいる。私が歩くたび、心配そうに、楽しそうに話しかけてくれるあの声。一緒に見た赤い空、強い風に飛んでいくたくさんの雲。二人でいた宝石のような限定された時間。また一緒にいたいなどという願いは永久に叶わないことは分かっている。それでも生きているものは生き続けなければならない。死んだものは土の中でただ死に続ける。Prima il nonno, adesso PF, speriamo non qualcun altro in futuro. Perfetto ragazzi e ragazze, concludo qui l'episodio, spero che vi sia piaciuto. Come avete potuto vedere, il gioco ci dà importanti messaggi da profondi significati. Detto questo, vi saluto, se volete commentate e alla prossima. Ciao ciao!